Buongiorno ragazzi, buongiorno. E dopo stamattina che ci siamo alzati con Vlaovic, capro da Torino per le visite mediche, parliamo di altre tre ufficialità che comunque si sono avverate, no? In questi giorni, dove però tra una cosa e l'altra non ho avuto tempo di parlarne e quindi ne parlo adesso, che poi è veramente di qualche giorno, non di tanto. La prima, appunto, siccome Vlaovic è partito per vestire la maglia bianconera, la Fiorentina ha già coperto, diciamo, i danni. Poi, ovviamente, bisogna vedere se questo nuovo acquisto, che si chiama Artur Cabral, brasiliano, che arriva dal campionato svizzero del Basilea, riuscirà comunque a colmare il vuoto di Vlaovic. Non sarà semplice, perché Dusan Vlaovic, abbiamo visto cosa ha fatto in questi 2 anni alla Viola. Ma la Fiorentina comunque già si è coperta, ha già preso un sostituto, già va a Pionte, che comunque bisogna dire, Pionte che secondo me è stato veramente lui il vice Vlahovic, no? Che arriva in prestito con un diritto di riscatto sui 14-15 milioni di euro. E questo invece Artur Cabral comunque ci sborsa una cifra abbastanza interessante, no? Perché se vogliamo qua si parla di 14 milioni dati subito a Basilea, con eventuali bonus sono 16 milioni. A titolo definitivo, da quello che ho letto, viene Cabral, quindi è un acquisto a tutti gli effetti della Fiorentina, a differenza di Piontek che è in prestito con eventualmente il diritto di riscatto se la Fiorentina eventualmente vorrà riscattarlo. Che dire, potrà essere vice Vlahovic? Non lo so, ragazzi, non lo so. Io questo Artur Cabral non lo conosco, so che comunque è un giocatore, da quello che ho visto, che fa gol un po' in tutti i modi. Nel campionato svizzero ha fatto tipo una roba come 97-99 partite e ha messo a segno 56 gol, quindi sono anche numeri pazzeschi se vogliamo. Va anche detto che comunque è un campionato, non dico all'apice, però nel senso un campionato che non ha nulla a che fare con la Serie A. Dovremo valutarlo e vedere poi durante il cammino come si comporta, però non sembra male, non sembra male, sembra che comunque la Fiorentina ultimamente sul mercato investa bene. Ora lasciamo stare la cosa Vlahovic che non è andata giù giustamente i tifosi, però sai, è arrivato Piontek, è arrivato Ikoné, è arrivato adesso Cabral, la Fiorentina comunque sta spendendo e non sta spendendo male. Chi giocherà, Cabral o Piontek, ragazzi, secondo voi? E questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda perché fu stato preso Piontek come futuro Vlahovic, invece poi si aggiunge questa pedina in più. Dove se la giocheranno? Sicuramente Piontek parte proprio avvantaggiato per il semplice fatto che è uno che conosce già il campionato italiano, no? Ha giocato comunque al Genoa, ha giocato al Milan, e quindi secondo me è uno un po' più pronto. Però attenzione, perché se comunque la Fiorentina prende uno a titolo definitivo a 14 più 2 di bonus, significa che comunque potrebbe anche lui essere un'alternativa. Potrebbe anche essere lui l'alternativa a Vlahovic. Il giocatore è già comunque arrivato ieri a Firenze, se non ho visto male, stamattina anche lui farà le visite mediche, quindi sembra tutto fatto, ragazzi, per Artur Cabral, che sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Lo voglio vedere, sono curioso, lo voglio vedere e vedremo un po' come si comporterà. Passiamo all'altra ufficialità fatta ieri da parte del Milan, Marko Lazetic. Ragazzi, allora, Marko Lazetic è un nuovo giocatore del Milan, preso dalla Stella Rossa a 3 milioni più 2 di bonus, quindi un totale di 5 milioni spesi da parte del Milan per questo giovane, ma che dico, giovanissimo giocatore, perché è un 2004, esattamente, è un 2004 attaccante. L'hanno preso semplicemente al posto di Pellegrini. Pellegrini ha fatto male, quelle poche volte che è entrato ha fatto veramente male, non ha fatto per niente bene, poi si era anche rotto, quindi era anche un giovane indisponibile, perché Pellegrini si è molto giovane, ma sappiamo benissimo che con gli infortuni, ragazzi, è sfortunato. Questo Lazio sarebbe il sostituto di Pellegrini, quindi farebbe, diciamo, una specie di terza scelta, perché sappiamo che comunque il Milan ha quei due colossi davanti che si chiamano Ibrahimovic e poi Giroud. Però giustamente lo hanno preso perché l'età incombe, no? Per i titolari, che comunque hanno un'età molto consistente, dati gli infortuni spesso e volentieri che comunque succedono, questi infortuni in casa Milan, giustamente sono coperti, no? A modo che se comunque non c'è un Ibra o non c'è Giroud, e attenzione, non voglio gufare, ma potresti non avere neanche entrambi, data l'età dei due giocatori, hai questo giovane da buttare lì. Ora, la domanda è, 2004... è un po' presto, no? Un 2004 buttarlo così in mischia nel Milan oppure no?
Io penso che se comunque abbia le qualità, ragazzi, possa giocare anche al Milan. Sappiamo benissimo che il Milan è una squadra che già dall'anno scorso è la migliore a valorizzare i giovani, perché tutti i giovani li fa giocare bene. Abbiamo visto anche con Kalulu, no? Che ad esempio non si sapeva manco chi era, buttato lì. E intanto Kalulu, ragazzi, adesso sta sostituendo, anche comunque si sta sacrificando perché mancano Kjaer e Tomori, e lo sta facendo molto molto bene, non è un brutto giocatore. Il Milan sta costruendo una squadra sui giovani, e questo Marko Lazetic è un altro giovane in più messo lì, che secondo me, quando sarà chiamato in causa, potrà far bene alla squadra di Pioli, anche perché far meglio di Pellegrini ce ne vuole, ragazzi. Nel senso, Pellegrini non ha fatto nulla, ora onestamente parlando non ha fatto veramente nulla Pellegrini, quindi un acquisto che ci può stare, magari potrebbe essere una rivelazione, chissà, sicuramente adesso si farà un po' di esperienza, tanto giocherà Giroud lì davanti, quando tornerà Ibra giocherà Ibra, però qualche volta sarei curioso di vederlo in campo, anche il ragazzo non lo conoscevo come Arthur Cabral, ho visto qualcosina, sembra che nel talento ce l'abbia, però anche lì ragazzi, lo Stella Rossa è un campionato diverso da quello della Serie A, faccio lo stesso discorso con Arthur Cabral. Campionato svizzero, campionato dello Stella Rossa sono due campionati che non hanno nulla a che fare con la Serie A, bisogna vedere poi in questi contesti come si comportano. Ma come lo stesso Vlahovic, è un fenomeno, un bomber della Madonna, però un conto giocare nella Fiorentina e un conto giocare anche nella Juventus sono due cose diverse, quindi bisogna comunque mettere in prova tutto. Poi non è un paragone da fare perché Vlahovic, il campionato italiano, comunque lo conosce e ha fatto tanti gol in quel campionato. Sono curioso sia per Cabral che per questo Marko Lazic, appunto, che comunque sarà un nuovo giocatore del Milan. E il Milan comunque zitto zitto si sta muovendo e ha fatto il suo colpetto. Ora so che vogliono anche Kulusevski, forse si stanno mettendo d'accordo con la Juventus. Vedremo se Kulusevski andrà al Milan, che è un altro giovane comunque, che il Milan, ecco, magari sa valorizzare a differenza nostra, no? Che ripeto, il discorso del Milan è che i giovani il Milan li sa valorizzare, perché in questi ultimi anni ce l'ha dimostrato. Quindi anche Marko Lazetic sarà un giocatore del Milan ufficiale. E adesso parliamo dell'ultimo colpo, che è Caicedo. Esattamente, l'Inter dopo Gosens fa anche un secondo colpo, ovvero Caicedo. Sì, perché comunque Correa si è rotto, l'Inter ha solamente adesso tre attaccanti disponibili, ma ricordiamoci che Correa, Sanchez e Lautaro Martinez sono funzionali a se stessi. Il vero sostituto di Dzeko l'Inter fino adesso non ce l'aveva e lo ritrova in Caicedo. Perché Caicedo, ragazzi, direte voi? Perché comunque Caicedo c'è da dire che in questi mesi al Genoa sempre rotto, dico sempre rotto, e quelle poche volte che ha giocato ha fatto poco, sì, un assist, un gol forse, però non è il miglior Caicedo di sempre. E quindi perché Caicedo l'Inter? Perché intanto comunque le caratteristiche sono quelle, cioè Caicedo è il sostituto adatto di Dzeko, ma poi lo conosce Simone Inzaghi. Il miglior Caicedo lo abbiamo visto con Simone Inzaghi, e quindi perché non piagli Caicedo pure a Inzaghi? Magari riesce a renderlo il Caicedo della Lazio, non riesce a fargli fare a Caicedo quello che scriveva prima, ovvero buttarlo magari ai minuti finali, ti strappa magari qualche gol, no? La famosa zona Caicedo. Quanti gol ha fatto Caicedo alla Lazio con Inzaghi all'ultimo minuto? E quanto giocava bene Caicedo alla Lazio soprattutto? Quindi un acquisto che secondo me ci sta, anche perché comunque lo paghi 800.000 euro per strapparlo dal Genoa e ce l'hai comunque per 6 mesi. Sì, ragazzi, perché comunque Caicedo è in prestito secco per 6 mesi all'Inter. Questo è l'affare. Stamattina anche lui era qua arrivato per le visite mediche a Milano. Quindi è fatta, è fatta. Vi direte, ma Ale, quando tornerà Correa? Caicedo sarà il quarto o il quinto? Allora, Caicedo adesso è il quarto attaccante, perché comunque Correa è fuori. Quando tornerà Correa, io penso che Caicedo diventerà il quinto attaccante, ma poco importa, perché ti ripeto, Caicedo, Lautaro Martinez, Sanchez e Correa sono giocatori che puoi ruotare sostituendoli, perché hanno più o meno caratteristiche simili, sono comunque seconde punte, non sono vere prime punte. Dzeko, che è la prima punta alta e fisica, non aveva sostituto. Adesso con Caicedo ha ricambio. Se Dzeko deve rifiatare, ci puoi buttare Caicedo, che comunque è una punta e su questo non ci piove. E all'Inter serviva un acquisto del genere ed è arrivato con Caicedo. Farà bene? Io penso che con Inzaghi possa far di nuovo bene. È ovvio che non è il miglior Caicedo, non arriva nei migliori dei modi perché arriva da tanti infortuni, come vi ho detto. E vedremo, vedremo ragazzi, vedremo, però l'Inter comunque si è completata con questo acquisto. Pia Gonsens come esterno sinistro, che
sarà il futuro del prossimo anno, perché sembra che Perisic non rinnovi e quindi via uno viene l'altro, che è un estero della Madonna, il più forte della Serie A. E poi mi manca una punta fisica a posto di Dzeko da sostituire, più Caicedo, e chiudo quella toppa, no? La chiudo e quindi è completa. L'Inter adesso è completa, il suo mercato l'ha fatto. Arriva Caicedo, ufficiale, e complimenti a Marotta che zitto zitto, 4-4, si è mosso nel giro di 2 o 3 giorni e si è portato a casa Gosens con Caicedo. Complimenti a loro che comunque il loro lavoro lo sanno fare, quando c'è una società comunque dietro, strutturata bene, che funziona bene, poi si vedono i risultati, si vedono. Quindi questi qua ragazzi sono i 3 acquisti ufficiali di questi ultimi giorni che si parlava, quindi se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like, commentate questi commenti, fatemi sapere appunto cosa ne pensate di perché Fiorentina, perché ti fa Fiorentina di Artur Cabral, perché ti fa Milan magari di questo Marko Lazetić. E perché ti fai Inter, sei contento dell'acquisto di Caicedo? Fatemi sapere questo nei commenti così poi ne parliamo. Iscrivetevi al canale che è importantissimo, costa più di tanto. Ragazzi, grazie mille per le iscrizioni, veramente, perché siamo riusciti già ad arrivare a 1651. Io vi ringrazio di cuore, siamo cresciuti già tantissimo. E continuate a iscrivervi che veramente è gratuito, non costa nulla, per voi è tanto. Vi ringrazio di cuore. Condividete i video con i vostri, vi fate iscrivere anche loro. E attivare la campanella notifiche così non per i prossimi video. Passate anche sotto il link in descrizione del barra di questi channel, mi raccomando, e la link di Amaglia. Qui dovete vedere tutto. Bella.